Allora, realizziamo una pizza rustica con della pasta sfoglia. Vediamo quello che ci occorre e i tempi anche di questa ricetta sono molto brevi. Nell'arco di 15-20 minuti massimo abbiamo la torta rustica pronta. Vediamo subito gli ingredienti. Quindi abbiamo due rotoli di pasta sfoglia, quella già pronta, e poi abbiamo del prosciutto cotto, delle fettine di Emmental. Poi la variazione che voglio applicare è questa, della passata di pomodoro del concentrato con dell'olio d'oliva e dell'origano. Vediamo subito come andiamo a realizzare. Allora, prima cosa prepariamo il nostro concentrato con dell'olio d'oliva e mettiamo un pizzico di origano. Di pizza, andiamo a distribuire la nostra passata non ci avviciniamo troppo ai bordi perché poi dobbiamo richiuderla con l'altra. Ok, mettiamo un altro goccino. Andiamo a mettere le nostre fettine di Emmental. Qui viene bella filante. E poi andiamo ad aggiungere il nostro prosciutto. Una volta fatto questo, andiamo a chiudere l'altra sfoglia e andiamo a cucirla in questo modo. Prendiamo la sfoglia di sotto, andiamo a chiuderla sopra e andiamo a girare in questo modo. A cucirla in modo che sia il pomodoro che il formaggio fuso non. Quindi prendiamo sempre quella di sotto, la riportiamo sopra e andiamo a cucire, a chiudere. Andiamo a riprendere di nuovo il nostro concentrato di pomodoro, mettiamo un altro goccino d'olio e andiamo a spennellare la nostra sfoglia. Qualche altra foglioline di origano, questa la inforniamo forno preriscaldato 180 gradi ad aria ventilata per 15 minuti circa. Comunque poi controllate bene anche la doratura in base al vostro forno. Prima di infornarla andiamo a bucherellarla un pochino perché se no si gonfia. Ok, quindi la inforniamo e ci vediamo dopo la cottura.